Forse un malore, forse una distrazione all'origine dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di domenica a Rossano Veneto. A perdere la vita Alessandro Campagnolo, 47 anni, operaio in un'azienda di Castion di Loria, travolto dalla moto zappa che stava usando nel campo di sua proprietà in via Novellette, proprio dietro l'abitazione che condivideva con il fratello. L'uomo si sarebbe accasciato al suolo mentre stava usando l'attrezzo agricolo, che non si è fermato, passandogli sopra e causandogli profonde ferite alla testa, per poi finire contro la vite dove il motore ha continuato a funzionare. Il rumore a vuoto del mezzo ha insospettito i vicini cugini Claudio e Giorgio Bordignon, che sono subito intervenuti allertando i soccorsi. Ho sentito da parecchio tempo il motocoltivatore che andava, però cosa va a pensare che c'è qualcosa che non funziona? Sono andato sul campo a chiedere a mio fratello se anche lui. Però da distante si vedeva solo che molto coltivatore. E nel frattempo io, quando sono andato là, ho visto che povero Cristo, non c'era più niente da fare. Sconvolto il fratello Luigino Campagnolo, 64 anni, che viveva con Alessandro, già colpiti dalla morte un paio d'anni fa della madre, e molto toccata l'intera comunità di Rossano Veneto. Alessandro era quello che tutti noi definiremmo un bravo ragazzo. Aveva sicuramente un buon giro d'amicizie, aveva le proprie passioni, una grande passione per la terra, per l'orto, che è poi è stata purtroppo quella passione che l'ha portato all'incidente di ieri. Una tragedia totalmente inaspettata, e ancora una volta torna sotto i riflettori la questione di questi incidenti con esito purtroppo mortale sul lavoro, mentre si sta lavorando. Sì, purtroppo sì, sono quei gesti che magari riteniamo, che facciamo spesso, che quelle azioni che facciamo di continuo, su cui ci sentiamo sicuri, e che poi magari sono proprio quelle che invece possono portare all'incidente o, come in questo caso, ad una tragedia. Il funerale di Alessandro Campagnolo si terrà dopodomani, mercoledì 20 marzo, alle 15:30 nella chiesa di Rossano.